E buongiorno ragazzi, benvenuti su Let's Talk About, io sono Saga e in questo video parleremo di schede video perché ho una bellissima notizia per tutti i gamer che giocano su PC. Ne parliamo dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi interessi tantissimo a far crescere il canale e, se non l'avessi già fatto, anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Dunque, dicevo, finalmente una buona notizia per i gamer che giocano su PC perché diciamo che è possibile acquistare una scheda grafica che ci permette di giocare con ottime prestazioni senza svenarci. Facciamo un piccolo passo indietro. Era ormai parecchi anni che per comprare una scheda grafica si doveva fare una guerra. Una guerra perché prima di tutto non si trovavano. Seconda cosa, magari le si trovava, ma a dei prezzi veramente folli. C'era praticamente un prezzo di listino che non veniva assolutamente rispettato e c'era un ricarico sopra da far paura. Questo è iniziato, diciamo, con le serie 2000 di Nvidia, quindi 2070, 2080 e compagnia bella. Queste schede video hanno introdotto il ray tracing, come saprai. Come andavano queste schede grafiche? Beh, intanto erano le prime appunto GC Ray Tracing, quindi chiaramente questo effetto era parecchio pesante. Questo vuol dire che dovevamo comprare per forza di cose una scheda di fascia molto alta. Molto alta, cosa vuol dire? Vuol dire spendere 1000 e più euro. Sti cavoli. Il problema più grosso però era che queste schede video le cercavano i miner, soprattutto di Ethereum, perché Ethereum si minava utilizzando le schede grafiche. Quindi veniva un casino perché già trovarle era quasi impossibile, in più se le si trovava c'era appunto un rincaro sul prezzo troppo alto, al che diventava un problema perché uno non può spendere 1500 euro solo di scheda grafica e poi fare il resto del computer, per fare cosa? Per giocare. Beh, andando avanti escono le serie 3000 che aumentano l'efficienza della gestione del ray tracing, quindi si hanno più prestazioni, ma anche qua il problema rimane lo stesso. Schede quasi introvabili e di nuovo prezzi alle stelle. Ma poi succede un qualcosa nel mondo delle criptovalute che cambia un po' le carte in tavola, ovvero che Ethereum passa dal proof of work al proof of stake, ovvero che per ottenere Ethereum non serve più minarlo con le schede grafiche, ma serve metterlo in staking. Ed ecco che un sacco di miner si ritrovano a dover vendere le proprie schede grafiche perché non sanno più che cosa farne. Sì, è vero, tanti hanno utilizzato queste schede per minare un'altra cripto. Ma non esiste una cripto che rende come Ethereum. Se poi contiamo anche che il valore in generale adesso è crollato, ecco che non è più così efficiente la cosa. Arrivano quindi sul mercato una marea di schede usate, ma usate nel vero senso della parola. Pensate che una scheda grafica che viene usata per minare se ne sta connessa 24 ore su 24 girare al massimo, quindi insomma una bella usura. A tutto questo però aggiungiamo che Nvidia lancia la serie 4000, grande svolta nel campo delle schede grafiche perché il ray tracing viene ancora gestito meglio, ma in più Nvidia lancia il DLSS3 che permette di alzare gli FPS di parecchio abilitando tutte le opzioni grafiche possibili. Esce appunto la 4080 e la 4070 Ti, che doveva essere un'altra 4080, ma poi è stata rinominata, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere, comunque resta il fatto che sul mercato escono queste due schede grafiche. Come siamo messi a prezzi e disponibilità? Beh, intanto queste schede si trovano, quindi contrariamente alla generazione passata riusciamo a comprare queste schede, ma il problema è sempre il prezzo perché per una 4080 servono più di 1000 euro. Non scomodiamo la 4090 che si vanno su cose assurde, e per una 4070 Ti comunque non ce la caviamo anche lì con poco. Ma proprio in questi giorni Nvidia ha fatto una cosa che tutti i gamer per PC aspettavano, ovvero lanciare una scheda grafica con prestazioni che per quanto mi riguarda sono perfette, ve ne parlerò dopo del perché, ad un prezzo buono. Parlo della 4070 che si trova intorno ai 660 euro. Tra l'altro qua sotto in descrizione del video vi lascio tutti i link con le schede grafiche in offerta anche di quest'ultima 4070 in modo che possiate approfittarne. Vediamo da vicino questa scheda grafica. Intanto spendiamo 660 euro circa, che certo sono tanti, ma sono la metà di quello che si doveva spendere prima. Che prestazioni abbiamo con questa scheda? Allora, Nvidia ha detto che ha creato questa scheda esattamente per chi vuole giocare in 2K con un altro frame rate, che a parer mio è esattamente l'utenza PC. Perché giocare in 4K su PC, a parer mio, non serve quasi nulla, ovvero su PC si gioca su monitor, non su un TV. Perché non su un TV? Perché un TV ha delle specifiche non adatte al gaming per PC, quindi una latenza più alta di un monitor. Chiaramente il monitor ce lo teniamo praticamente attaccato in faccia, il TV no. Insomma, a parer mio, se si vuole giocare su TV, si compra una bella console e si gioca tranquilli in salotto. La postazione gaming è un'altra cosa, si gioca con un monitor di una certa qualità, quindi costoso, con gli Hz parecchio alti e con una risposta che può andare da 1 a 3 millisecondi, poi in base al monitor.
Ovviamente si parla di pollicciaggi non enormi, un monitor non sarà mai un 50 pollici, può essere un 27, può essere massimo un 32, può essere un 24. Benissimo, con questi pollicciaggi la risoluzione perfetta è il 2K, è inutile andare su un 4K su un 27 pollici, è davvero una cosa che ha poco senso. Quindi noi ci prendiamo un bellissimo monitor 2K con un refresh rate molto alto, con una latenza bassissima, ci fichiamo una 4070 e abbiamo il gaming perfetto. Questa scheda può gestire tranquillamente qualsiasi titolo con dettagli altissimi, con ray tracing attivo, e grazie al DLSS 3 possiamo avere un frame rate molto elevato, ovvero abbiamo tutte quelle caratteristiche che un gamer cerca. Questa cosa di avere queste prestazioni e spendere questa cifra su PC non succedeva da anni, dobbiamo tornare indietro alla serie 1000 di Nvidia, quando c'era quella 1070 che costava relativamente poco e faceva veramente volare i giochi in 2K. Verissimo che il prezzo di 600 passa euro della scheda grafica va abbinata poi a un PC, verissimo quindi che la spesa totale è comunque una spesa molto più alta di una console, ma stiamo parlando comunque di un computer. Ma fidatevi che rispetto solo a un anno fa o due anni fa i prezzi sono completamente diversi. Questo che vuol dire? Vuol dire che se qualcuno stava aspettando il momento giusto per farsi un PC da gaming o per aggiornare il proprio PC da gaming, a parer mio è questo il momento giusto e la scheda grafica giusta da prendere è la 4070. È chiaro che se volete spingervi un po' oltre c'è la 4070 Ti, vero. È anche vero però che spendete di più per fare cosa? Se la 4070 ci permette di giocare in 2K con frame rate altissimi e il ray tracing attivo, perché spendere più soldi per 4070 Ti? Mi fa pensare e a parer mio la scheda best buy della serie 4000 è la 4070. Se hai già comprato una di queste schede video serie 4000, rispondimi qua sotto nei commenti e dimmi che cosa ne pensi. Se invece hai deciso di salire sul carro della concorrenza, quindi hai comprato una scheda Radeon, concorrenti appunto alla Nvidia, commentami comunque qua sotto e dimmi che cosa ne pensi e come ti trovi con la tua scheda grafica. Io per questo video direi che è tutto, se non l'avessi già fatto ti chiedo ancora di lasciare un bel like e se non l'avessi già fatto ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella. Noi ci vediamo nel prossimo video.